La memoria di questo gruppo finisce all'ultima partita. Credo che ogni giocatore che ha portato Siena in finale può sentirsi orgoglioso, e il modo in cui l'abbiamo fatto oggi può davvero darci un sorriso, perché abbiamo giocato primo contro una grande squadra, che credo che sia quella non solo perché è stata campione d'inverno della nostra stagione regolare, ma grazie al lavoro di Piero Bucchi, di tutti i giocatori, gioca con fiducia sul campo, crede nelle cose che fa, e avendo avuto due volte vantaggi in doppia cifra e aver visto una squadra che crede in quello che fa, due volte raggiungerci la prima volta quasi alla fine del secondo quarto e arrivare a un punto a due minuti dalla fine, e poi con autorevolezza allungare ancora la terza volta, significa stasera che possiamo a noi stessi darci un sorriso vero, come siamo stati in campo da un punto di vista tecnico e mentale. Buonasera coach, una domanda, le chiedo di spiegarmi una piccola cosa. Ho visto che dall'inizio del terzo quarto lei è stato seduto in panchina, ha permesso al suo assistente di guidare la squadra. Mi spiega questa cosa qui? Ho visto anche che si è concentrato molto sui suoi giocatori quando li richiamava in panchina. Credo che non si allena stando in piedi seduti, e poi molto potrei parlare di strategia aziendale, comunicazione verso i giocatori, ma l'arbitro ha richiamato all'inizio del terzo quarto perché erano tutti e due in piedi. Io ho detto ad Alessandro Mango, che è un mio grande assistente di qualità, stai tu pure in piedi, e per questa grande comunicazione e strategia aziendale abbiamo segnato due canestri, quindi per via di scaramanzia abbiamo continuato. Buonasera. Non so se si ricorda ieri sera, perché se avete voglia ancora una volta di sentire tutti, e lei mi ha risposto vincerà Milano perché è strutturata per vincere. Ora allora vi faccio una domanda, volete sentire tutto un'altra volta? Io credo che, ma non per non rispondere alla domanda, credo che questo gruppo ha il desiderio ogni volta di andare oltre i propri limiti. Ed è un gruppo che, come tutti i gruppi, ha dei limiti, e penso che domani vogliamo ancora cercare di sorpassare i nostri limiti, e lo vogliamo fare anche con gioia, perché penso che aver vinto, e come abbiamo vinto queste due partite, ci deve far giocare con gioia. Va bene così? Grazie. Grazie a tutti.